Eccoci qua cari amici, il sole sta tramontando. Questa mattina ero stato in questa zona con il sole che stava sorgendo e ragazzi, ci troviamo in via Zamboni a Conegliano Veneto. Sono venuto qua appunto per onorare quest'auto che prima non sapevo dell'esistenza, ma che il bravissimo Max appunto in questi giorni mi ha segnalato un trafiletto di articolo sul web e appunto pare che qualcuno abbia messo nel web oppure abbia mandato in qualche redazione la foto di questa auto e insomma è partito un grosso interesse, ha suscitato molta curiosità, molto interesse appunto per questa auto, appunto questa Lancia Fulvia che è ferma in strada da diversi anni, ecco. Il web ha dato anche più o meno da quanti anni è ferma, però ragazzi, a me mi hanno detto che la cifra non è proprio quella. Comunque ragazzi, questa Lancia Fulvia da tantissimi anni arreda questa stradina qua a Conegliano Veneto e voglio fare onore al proprietario che appunto ha utilizzato quest'auto ma che è ancora possessore. Si tratta del signor Angelo, da quello che c'è scritto appunto sull'articoletto del web, che ha 94 anni, abita proprio qua in zona e appunto quest'auto è stata utile nella sua vita per il lavoro appunto di edicolante. Eccola qua, questa Lancia Fulvia che ve la faccio vedere, pare degli anni 70, eccola qua. Siamo in mezzo qua al traffico, però noi documentiamo lo stesso. Eccola qua. Questa bellissima Lancia Fulvia che nonostante appunto abbia i suoi anni è ancora molto bella e appunto fa la sua bella figura qua in strada. E la portiamo in memoria qua un po' per gli appassionati, ecco. Mi piace dire anch'io l'ho vista, La Fulvia berlina mi sembra che la produzione nasceva dal 63 ed è terminata nel 72, Mi sembra che questo tipo di auto abbia avuto una cilindrata di 1298 centimetri cubi, dotata di 5 marce appunto. È qua insomma, è qua, in questa via, Onora questa cittadina Conegliano Veneto, tutti la guardano adesso, da quando è uscito questo articolo. Tutti si fermano qua a fare una specie di pellegrinaggio e anch'io ho voluto esserci, dato che mi trovavo appunto nell'occasione in zona per un raduno di auto storiche. L'ho filmata questa mattina, però insomma ho detto qualche inesattezza e allora ho detto vecchio Marvin ritorna qua e rimetti a memoria qua il filmato. Eccolo qua. Purtroppo gli interni sono chiusi, la farei vedere, però è così, ecco qua. Quello che conta che è ancora in strada, ecco. Pare che appunto quest'auto abbia bollo e assicurazione pagato, dunque così ho letto da qualche parte, così è giusto che sia strada. Ecco qua, guardate qua, questa è la via Zamboni, lì c'era l'edicola del signor Angelo, se ho letto bene, e ripeto il suo fascino, lo so, sono in mezzo alla strada, però ragazzi guardate un po' qua, non è che capita tutti i giorni vedere questa macchina. Attenzione, guardate un po', tac, spettacolo. Insomma dai, l'ho vista e ve l'ho documentata così, ve l'ho fatta vedere, ecco qua. In questo momento diciamo non è che sia in ottimo stato, però comunque ha fatto i suoi bei anni in strada ed è un simbolo qua di Conegliano. Facciamo onore a tutte le persone che abitano Conegliano
e mi auguro che questa auto appunto veramente venga conservata a memoria di questa cittadina. Pare che anche il presidente di regione Zaia si ricordi ancora di questa auto, dovrebbe essere un 5 marce questa. Eccola qua. Ecco qua, cari amici, ve l'ho fatta vedere in queste condizioni. È bella, insomma, è bella lo stesso da vedere anche così, guardate qua. Appassionati di Lancia Puglia, uno spettacolo vederla in strada dopo tanti anni appunto che è ferma qua. Con questo vi saluto l'amico Max, saluto il bravissimo Massimiliano da Roma che mi aveva mandato appunto anche lui il trafiletto, saluto Renato Bettini che anche lui mi aveva segnalato quest'auto, saluto tutti gli appassionati di Lancia, saluto tutti gli amici del canale, eccetera eccetera. Io ve l'ho fatta vedere in tutti i modi qua, guardate qua, nella sua carrozzeria, nelle sue tracce di muschio, è uno spettacolo vedere questa, guardate qua, indicatore sparito qua, caduto, c'è una gomma un po' a terra, guardate qua. Insomma, dai, ve l'ho fatta vedere, saluto un po' tutti gli amici appassionati del canale e come vedete c'è un pellegrinaggio qua a vedere tutti quest'auto, tutti qua ad adorarla, guardate un po' qua, cari amici appassionati di auto storiche, guardate un po' qua il pellegrinaggio per questa Lancia Puglia a Conegliano del Veneto. Con questo vi saluto, l'ho visto anch'io, saluto tutti gli amici appassionati del mio canale e niente, l'abbiamo vista, Saluto chi ho incontrato al raduno qua, le auto storiche qua oggi nel Veneto, e vi andrò a spettacolo, E con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo report. Insomma, abbiamo onorato questa fantastica auto che deve essere traccia di memoria per Conegliano, Veneto, con orgoglio. Saluti all'edicolante Angelo, grazie che l'hai conservata, perché appunto dicevano che questa auto, anche se era ferma, era utile per mettersi sopra i giornali. E con questo vi saluto, il sole è davvero tramontato, spettacolo, vero? Ecco qua, ciao carissimo, alla prossima, ciao a tutti.